partita che era molto importante dal punto di vista mentale per mantenere la concentrazione in vista dei playoff, ma che a maggior ragione dopo il risultato maturato a Cecina con Omegna che ha perso fuori casa diventa ancora più importante in vista del conseguimento di un ipotetico primo posto, perché non sognare? Ma quello che noi abbiamo detto sempre dall'inizio dell'anno lo continuiamo a ridire con lo stesso atteggiamento dei giocatori, del coach e della società, cioè che ogni cosa che si fa si deve far bene, si deve fare per vincere, si deve fare per ottenere il proprio risultato, e questo va ad escludere qualsiasi possibilità di approssimazione. Quello che è stato fatto questa sera non è stato solo vincere una partita, ma è stato quello di imporre una mentalità vincente, ovvero una squadra che era già sicura del secondo posto contro una squadra che andava doveva conquistare i playoff. Di solito non c'è possibilità di partita perché la squadra svantaggiata è la squadra in realtà avvantaggiata, la squadra con meno punti è la squadra avvantaggiata. Stasera invece noi abbiamo avuto ancora più cattiveria di loro, sono scesi molto cattivi in campo a livello sportivo, e noi siamo stati ancora più cattivi e determinati, e questo è quello che è uno dei patrimoni della Fiorentina, mai da non disperdere mai. Quello che è stato fatto stasera è stato anche tenere l'imbattibilità di San Marcellino, in una squadra nata da 3 anni, qui non è passato nessuno e nessuno ha intenzione di far passare qualcuno, questo deve essere chiaro, e questo è un punto d'orgoglio per tutti. Dal punto di vista societario naturalmente ci sarà soddisfazione, ci sarà soddisfazione per come sono maturate questi 48 punti, ci sarà tanta soddisfazione anche per come il pubblico durante la stagione è cresciuto, se non moltissimo in quantità è cresciuto in qualità. L'attenzione di cui parlava Andrea Niccolai nell'intervista prepartita questo fine settimana va in quella direzione. Allora Antonio, io ti chiedo il salto di qualità che tu ti aspetti dalla squadra e dal coach in questi playoff rispetto alla buona prestazione offerta lo scorso anno, qual è? Che tipo di salto di qualità ti aspetti? Ma in realtà questo è un salto di qualità tecnico, e Andrea deputato a concentrarsi su questo aspetto, e sono anche contento perché oggettivamente se io fossi il coach, e sono contento di non esserlo, ottenere di più è veramente difficile, se non impossibile. Per quanto riguarda il pubblico, io direi che è cresciuto in qualità e quantità. Frutto anche del lavoro che c'è nel dietro le quinte. Questa società si sta strutturando con vari spin-off che stanno nascendo, dal consorzio al trust alla Fiorentina Family, che è stata fortemente voluta come un contenitore e una possibilità per tutte le società di basket fiorentine, la Ollus che vedrà la nascita durante il prossimo anno. Sono tutti progetti che cercano di completare una mentalità che trova nel campo e nel proprio coach uno sfogo, il naturale sfogo, ma che determina e posiziona la società come una società vincente, alla quale il pubblico sta dando riscontro. Sono cresciute le poche presenze, che ringrazio perché stanno facendo un lavoro eccezionale, è cresciuto il pubblico degli appassionati, il pubblico che si viene a gustare la partita, tutte e due le tribune sono egualmente piene, quindi questo determina un'attenzione di Firenze veramente impressionante che all'inizio dell'anno non ci speravamo. Un'ultima battuta Antonio su un eventuale rimpianto che potete avere, e parlo della partita persa a Omegna, ma soprattutto la partita vinta in casa con Omegna senza avere la capacità di ribaltare la differenza punti. E la domanda? La domanda è: c'è un rimpianto in questo momento visto che la Fiorentina ha pari punti con Omegna? Ma no, rimpianto no. I rimpianti lasciano spazio davvero a quello che è l'orgoglio di aver creato questo tipo di gruppo, che il presidente Piacenti, io, Andrea,
e tutto lo staff che lavora sempre, e tutti i ragazzi che si allenano e al di fuori dell'allenamento conducono una vita da professionisti seria, dedicata al raggiungimento di questi risultati, non lasciano spazio a rimpianti, lasciano spazio solo a una determinazione di voler continuare a far davvero bene per il proseguimento di quest'annata.